Amici della Nouvelle Vague, buonasera, siamo con Franca Codi per presentare una bambina nata porno che andrà in scena al Teatro Lessesi dal 17 al 19 marzo. Buonasera Franca. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Allora, scopri di essere stata abusata dalla madre attraverso i piccoli ma costanti segnali che la vita ti offre. Riesci a riportare alla luce un abuso sessuale reiterato da parte di tua madre nei primi anni di vita. Ci parli del coraggio di mettere in scena una vicenda così intima? Intanto il coraggio di scrivere il libro, perché tutti mi hanno detto no, non metterci la faccia, una cosa del genere. Io ho detto no, proprio perché è una cosa del genere, io la faccio, ce la devo mettere. Intanto perché si parla pochissimo di abuso sessuale materno sulla figlia femmina. È molto più facile prendere di mira i padri, sono spesso oggetto di cronaca. E queste madri salgono alla ribalta della cronaca solo quando ammazzano. Solo che ci sono vari stadi. Quante madri squilibrate vediamo, ci capita di vedere anche solo per strada. Cioè io che ho subito una cosa del genere sono molto sensibile a queste cose e mi accorgo, insomma, che spesso i bambini non stanno in situazioni molto felici, insomma, anche se sono le loro madri. E che cos'è che ti ha spinto dunque a scrivere questo libro? Beh, intanto una vicenda che è particolare. Intanto all'estero libri del genere ce ne sono parecchi, in Italia forse 4 o 5, quando l'orco è lei, conosco questo testo. E mi ha spinto perché è una vicenda drammatica, quindi essendo una vicenda così drammatica e avendo per moltissimi anni della mia vita oscurato la vicenda, assolutamente rimossa la vicenda. Quindi c'è stata questa improvvisa presa di coscienza con una coabitazione stretta con mia madre. Cioè per una prima parte della mia vita io sono andata via di casa a 18 anni, ho cominciato a fare una vita, insomma la mia vita un po' faticosa, e però questa figura di mia madre era sempre lontana. A un certo punto muore mio padre, porto mia madre a vivere con me e attraverso questa convivenza stretta sono stata costretta a guardarla e a capire quali erano le motivazioni delle mie ansie, perché ero sempre ansiosa, quando tornavo a casa mi veniva quest'ansia terribile, dico ma perché aprivo tutti i cassetti, facevo le cose più strane, e poi piano piano è venuto fuori. Fortunatamente è venuto fuori, perché intanto è venuto fuori in un'età in cui io forse potevo accettarla, potevo sopportare una cosa del genere. E una volta sopportato ho detto no, io questa cosa la devo dire, perché intanto per dire il marcio che c'è nella famiglia, perché la famiglia è un'istituzione che contiene alcune follie. Assolutamente. E qual è il passaggio dal libro all'esperimento teatrale? Beh, io sono un'attrice, ho fatto l'attrice tutta la vita, anche se adesso diciamo mi occupo di arte, di feticismo, attraverso una rivista, eccetera. Poi sono Franca Codi, la regina dei feticisti, insomma, mi hai detto perché scrivi? Il passaggio al teatro, perché io sono un'attrice, in fondo uno è nata attrice, l'ho fatto tutta la vita, ed è un modo per diffondere il libro intanto. Anche perché questo libro, insomma, faticosamente viene diffuso, insomma, nicchiano le persone. Solo alcune realtà più coraggiose come le vostre, oppure ho avuto un bello articolo da parte di Susanna Schimperna sul garantista, mi ha fatto una paginona, eccetera, eccetera. Però abbiamo mandato migliaia di comunicati stampa. Preferiscono parlare di Franca Codi come feticista, come attrice hard, ma non di questo argomento. Il lato gossip più lato, esatto, più intellettuale. Esatto, questo diciamo. Lato, sì, intellettuale e anche sociale. Sociale, secondo me. Sì. Oh. E dunque il messaggio, vabbè, è chiaro. Come pensi che possa reagire il pubblico a uno spettacolo teatrale del genere? No? Non lo so. Dunque, io ho fatto una serie di esperimenti nei salotti degli amici. E alcuni rimangono agghiacciati, altri hanno voglia di parlare, insomma la reazione, c'è una reazione, è un teatro forte, diciamo, esiste molto teatro un po' inutile, no? Uh-huh. Questo è un teatro verità, come dire. Si tratta di un monologo, giusto? Sì, lo immagino, sì, no? Sì, lo leggo, sì.
passo dall'899 perché stranamente questa presa di coscienza è avvenuta mentre io rispondevo all'899, parlavo con gli amici feticisti e loro mi tengono compagnia in questa presa di coscienza. Quindi io parlo del mondo dell'arte, del mondo dell'899 come un mondo allegro, felice, del sesso tra adulti dove va tutto bene, tutto quello che avviene tra adulti consenzienti va tutto bene. Quello che non va bene è il sesso con i bambini. E quanto ti può essere stata utile la tua esperienza dunque da attrice hard per portare un esperimento teatrale così forte e difficile? L'essere attrice hard, beh io sono attrice diciamo, come attrice hard, anzi essere attrice normale mi ha aiutato anche nell'hard, nel senso che ho portato la mia arte nell'hard, però non è l'hard che mi aiuta a recitare, è la mia storia di attrice che mi fa recitare. Quanti anni l'hard fa? Mi ha aiutato invece psicologicamente. Oh, e quando è che hai cominciato dunque a recitare? Raccontaci un po'. A 17 anni con Corrado Pani nel Per Gint, con un testo di Aldo Trionfo, non so se conoscete questi... Di nome. Beh, Aldo Trionfo è importantissimo. E Corrado Pani, sì, sì. Franco certo. Branciaroli, poi ho lavorato con Aroldo Thieri, Giuliana Loiodice, insomma c'ho tutto. Arrivo dal Teatro Stabile di Torino, io ero un'allieva del Teatro Stabile e da lì ho cominciato a lavorare nel teatro. Poi queste cose non si sanno, cioè alla fine si conosce come la come regina... Come Franco Gavirari, sì. Perché mi diverte. Intanto sono un po' in polemica col mondo un po' del teatro, forse anch'io sono una ribelle, non mi piace star nei clan, anche se adoro il teatro e l'adoravo, però... A un certo punto l'ho anche un po' abbandonato per il doppiaggio, ho fatto mille cose in cinema. Quindi, beh, teatro non lo faccio da un sacco, eh. Sì, dunque è un ridebutto, se possiamo dire. Eh sì, è un ridebutto, infatti è emozionante. Poi su un testo scritto da me dico, vabbè, ognuno, la storia artistica delle persone poi avviene... È incredibile, eh? Molti attori hanno avuto, poi hanno smesso per un po' di tempo, poi hanno ripreso, poi hanno fatto tante cose. Bene, allora diamo appuntamento ai nostri lettori al Teatro Le Sedie dal 17 al 19 marzo con Franca Codi, Una bambina nata porno. Grazie. Aspetto. Grazie.